LG, sempre dal Mobile World Congress, con il piccolo LG Leon. LG Leon che fa parte di uno dei quattro dispositivi che LG ha in programma per il 2015 per la fascia di medio livello. Allora, l'LG Leon si colloca subito sopra l'LG Joy, quindi al di sotto dell'LG Magna e l'LG Spirit. Si tratta quindi di un dispositivo molto abbordabile. Allora, vediamo subito le specifiche tecniche, perché abbiamo un display da 4,5 pollici full wide con risoluzione VGA, densità di pixel di 220 ppi. Per quanto riguarda la parte interna, troviamo invece un processore MediaTek quad core a 1,3 GHz. Il sistema operativo è ovviamente sempre Android e stranamente troviamo già Lollipop, quindi LG presenterà, da metà anno lancerà questo dispositivo sul mercato ad un prezzo molto interessante già con Lollipop. Come potete vedere, la fluidità dalle operazioni base di sistema sono veramente accettabili, comunque considerando la fascia di prezzo e il pubblico a cui si vuole rivolgere. Per quanto riguarda la parte multimediale, abbiamo sul retro una fotocamera da 8 megapixel che possono diventare 5 in base alla regione dove verrà commercializzato, ma comunque da noi nella parte europea dovrebbe essere da 8 megapixel. Troviamo la presenza del flash LED e come vedete abbiamo i tasti sulla parte posteriore che richiamano il tipico design introdotto da LG con LG G2 e poi ripreso anche da G3 e la famiglia LG G Flex. Sul retro abbiamo questa texture satinata con alcune, forse non si riesce a vedere dal video, ma comunque ha alcune scanalature orizzontali che assicurano un grip eccellente. Per quanto riguarda la batteria, abbiamo un'unità da 1900 mAh rimovibile. Al suo interno, oltre al chipset MediaTek, troviamo 1 GB di RAM che anche qui può diventare 768 MB sempre in base al paese di commercializzazione, ma comunque da noi in Europa dovremo trovare la variante con 1 GB di memoria. Per quanto riguarda la parte software, troviamo l'interfaccia tipica di LG, quindi vediamo la nuova interfaccia con icone flat introdotte anche con LG G3 e no code, double tap per accendere il dispositivo, tasti a schermo, quindi a differenza dell'LG Joy abbiamo i tasti a schermo, come potete vedere, tipici tasti di Lollipop. E nel complesso devo dire che, trattandosi di un dispositivo di fascia media, comunque per un pubblico che si avvicina a uno smartphone Android, è sicuramente un ottimo dispositivo. Come vedete, il display ha buoni angoli di visione, ovviamente non sono ottimi come i top gamma LG G Flex o LG G3, ma comunque rispetto al 2014 LG ha sicuramente migliorato la sua proposta di fascia media. Per questa piccola anteprima da LG con LG Leon è tutto.